sull'isola del maltempo, le piogge in Honduras alimentano anche il malumore sull'isola dei famosi imperversano pioggia e vento, che cronicizzano i rapporti e i malumori tra i naufraghi. Ci mancavano solo le piogge fitte a cronicizzare la situazione sull'isola dei famosi 2018. Il maltempo imperversa in Honduras e sta diventando sempre più difficile cucinare anche quel po' di riso bianco che toccherebbe a ogni naufrago, come razione quotidiana di carboidrati. Ovviamente il tutto si innesta malissimo con la stanchezza e la fatica, già molto avvilente, nel dormire tutti insieme sotto la stessa tenda. Francesca Cipriani cerca di rendersi utile, dopo essere tornata dall'ennesimo controllo medico, ma con scarsi risultati. La Procace Showgirl ha tentato di mettere sul fuoco il pentolone per fare il riso del giorno, sebbene non sia riuscita a cuocerne nemmeno un chicco. La pioggia e il vento pare non le consentissero di tenere il pentolone abbastanza sul fuoco e ogni tentativo finiva in ritirata dentro la tenda. E non che gli altri naufraghi si aspettassero un risultato differente da lei. A risolvere la situazione, come spesso è accaduto in questi mesi, è stata Alessia Mancini, la Wonder Woman di questa edizione. La bella moglie di Flavio Montrucchio ed ex letterina di Passaparola, regina delle televendite, si è armata della consueta buona volontà e azionando al meglio il cervello è riuscita nell'impresa di cucinare per l'intero gruppo. Dalla sua, a Maurice Perez, fido collaboratore e grande sostenitore, che si è più volte complimentato per la riuscita immediata, a fronte del maltempo imperante. In effetti, sono giorni che le piogge continue, sparse qua e là, stanno impedendo ai naufraghi una convivenza più distesa, come se non fosse già abbastanza difficile. Gli screzi tra la Mancini e Rosa Perrotta o gli scleri di Gaspare con la Cipriani sono stati solo l'inizio di una corda tesa che, nel tempo, ha generato delle rigidità. Inevitabile che queste ultime diventino ancora più insormontabili quando l'unico posto dove stare, tutti insieme, è una tenda umida.